la richiesta dell'istituto di entrare attivamente in questo progetto. E lo ha fatto la provincia semplicemente perché crede profondamente che il rispetto dell'ambiente parte dall'educazione dei cittadini, e quindi quale migliore occasione per partire attraverso la formazione dei ragazzi degli istituti superiori. In questo corso affronterete, con l'ausilio dei tutor che la provincia metterà a vostra disposizione, e lo sapete bene, i due aspetti principali, quelli della gestione dei rifiuti e quelli delle fonti rinnovabili di energia. Questa iniziativa promossa dall'Unione Europea e finanziata dall'Unione Europea, che ha un titolo significativo, Legali al Sud, cioè questo concetto di valorizzare la legalità nel territorio, abbiamo pensato a questo percorso che da un lato fosse strettamente coerente con l'indirizzo di studio dei nostri alunni, siamo in un liceo scientifico, nello stesso tempo di attualità anche perché il liceo scientifico è di Galatina e, come ricordava l'assessore, in questo momento sono queste tematiche di strettissima attualità. E l'altra idea guida del nostro percorso è stato quello di coinvolgere le istituzioni, perché penso, e questa idea è stata condivisa dai miei tutor e dai docenti che ora lavoreranno alla realizzazione dei percorsi, che il concetto di legalità passi attraverso soprattutto la conoscenza dei ruoli delle istituzioni e il rispetto delle istituzioni. E quindi in questo percorso abbiamo coinvolto l'ente provincia come ente di controllo del territorio, con delle deleghe ben precise in materia, deleghe anche innovative rispetto al passato, ed insieme lo Stato nei suoi poteri, perché ci avvarremo all'inizio degli interventi dell'onorevole Mantovano in rappresentanza del Ministero degli Interni, e quindi un pochino come sintesi di due dei tre poteri dello Stato, e della dottoressa della Procura della Repubblica, anche il dottore Motta ha accolto veramente con grandissima disponibilità e entusiasmo la nostra idea, nella persona della dottoressa Mignone, che presenterà ai ragazzi i possibili reati, ma soprattutto la prevenzione del reato in ambiente, in violazione delle leggi di tutela del territorio. Allora noi ci auguriamo che questo percorso, che sarà un percorso soprattutto operativo, perché le 40 ore che saranno il fulcro, no, del nostro progetto, saranno svolte presso l'assessorato della provincia di Lecce, e dovranno portare questi ragazzi, sono 25 ragazzi selezionati per il modulo sul ciclo dei rifiuti delle classi terze, 25 ragazzi sul modulo delle energie rinnovabili delle classi quarte, alla produzione di un prodotto. Il Ministero poi e la Comunità Europea indiranno anche un concorso per premiare gli istituti che meglio avranno saputo rispondere a questa esigenza di formazione degli alunni. E devo dire che questi ragazzi, quindi questo percorso si distenderà fino al prossimo anno scolastico, ora noi stenderemo il calendario operativo degli incontri, ma ci auguriamo che il prodotto finale sia qualcosa di spendibile non solo nell'ambito scolastico, ma soprattutto sul territorio, per promuovere questa coscienza di educazione alla legalità, nel caso specifico legalità dell'ambiente, presso le famiglie, gli enti locali, le associazioni di governo territoriali, cioè quanti potranno trovare in quello che noi andremo a costruire un piccolo strumento di educazione in senso lato. E posso dire un'altra cosa: in un discorso di legalità, questi ragazzi abbiamo voluto stringere involontariamente, ma sarà anche un merito, insieme alla Polizia di Stato e alla Questura di Lecce, cioè questi ragazzi parteciperanno anche quest'anno, una parte di questi ragazzi, a una bellissima iniziativa che si svolgerà su Roma. Ecco, quindi quattro istituzioni molto forti a servizio di un'idea. Speriamo di essere vincenti. Grazie. Abbiamo accolto, accogliamo
le proposte di collaborazione e siamo pronti a dare il nostro contributo, così come abbiamo fatto con altre scuole in questi giorni. Due temi di grande attualità, dicevo al dirigente scolastico, perché noi viviamo un momento di difficoltà per un ciclo dei rifiuti che in parte diciamo la legge regionale ci attribuisce solo per alcuni segmenti. Noi siamo responsabili di coordinare qualcosa che è molto che si presta diciamo a tutto e il contrario di tutto, quindi il coordinamento tra diciamo, i comuni organizzati in forme associative le ATO e la regione che trattiene a sé la gestione degli impianti, e quindi diventa problematico. Voi non so se seguite le vicende per cui c'è minaccia di sciopero, la mancata raccolta dei rifiuti perché i comuni non pagano, i comuni a loro volta. Quindi è una materia complicatissima. Avere la possibilità di far entrare all'interno di questi meccanismi i ragazzi, i giovani, io vorrei rivolgere ai 50 studenti che seguiranno i corsi questo appello: fatelo, ma fatelo con diciamo con grande attenzione, perché sono meccanismi complessi, e avere la possibilità di portarli poi in periferia, e questo è l'obiettivo: crescere ma anche coinvolgere, perché sono problemi drammatici che in parte dipendono anche dai nostri atteggiamenti, dagli atteggiamenti delle nostre famiglie. Noi cerchiamo in ogni modo di ridurre la produzione di rifiuti, anche la scelta del prodotto, no? In funzione dell'imballaggio diventa una scelta fondamentale ai fini dell'accumulo dei rifiuti, così l'attenzione nella raccolta differenziata può consentire di avere un prodotto di qualità, il rifiuto di qualità, che se no il CONAI respinge, perché, e quindi si perde il contributo, quindi diventa un peso quando invece potrebbe divenire una risorsa. E poi lo sapete, le vicende di questi giorni, voi siete a Galatina, la vicenda della Colacem, la possibilità della produzione di poter bruciare lì il CDR, anche questo è un aspetto che ha sicuramente una valenza energetica, ma incide tantissimo sul problema dei rifiuti, e poi ha una valenza di tipo socio-economico che non è indifferente. Quindi poter approfondire dall'interno diciamo diventa molto molto più importante, semplice, per poter poi portare sul territorio il contributo alla discussione che ognuno di noi deve poter dare. Così in campo energetico le battaglie per sostituire il carbone con la produzione di energia da fonti alternative, ci siamo riusciti? Non lo so. Noi rischiamo di avere le nostre campagne pieni di pannelli fotovoltaici che potrebbero stare sulle case, potrebbero stare sui capannoni industriali, ma non abbiamo ridotto il consumo di CO2, il consumo di carbone, e quindi la produzione di CO2 e quant'altro. Sono momenti di riflessione questi su cui, vivendo all'interno degli uffici, si possono avere degli elementi per diciamo essere anche più consapevoli delle scelte, delle tesi che si portano avanti. Tra l'altro è una materia in continua evoluzione. Da un lato ci sono le province che, se devono rispondere di questi temi, di rifiuti ed energia, vorrebbero poterlo fare con poteri ampi, cioè con una delega. C'è un altro aspetto che è un aspetto di tipo amministrativo, con una delega che viene trasferita in toto e non per pezzi. E vi dico dell'attualità del problema: noi siamo riusciti, per giovedì alle 15 i 6 presidenti delle province pugliesi incontreranno il presidente Vendor, e gli argomenti che verranno trattati sono esattamente questo, cioè il trasferimento delle deleghe in maniera completa per i rifiuti e dal punto di vista energetico. Per esempio, dal punto di vista energetico noi diciamo: Regione, tu hai un piano energetico regionale, devi produrre X megawatt di energia da fonti rinnovabili, dividile secondo un tuo criterio per province, ma fai in modo che siano le province a dire come quell'energia deve essere prodotta e dove gli impianti devono essere collocati. Quindi vedete,
un tema, ripeto, in continua evoluzione, su cui le istituzioni sono particolarmente interessate, è un aspetto fondamentale che è stato citato e che io riprendo: il tutto in condizioni di legalità. Su questi argomenti ci sono interessi enormi. Noi non percepiamo la portata in termini finanziari, sono cifre stratosferiche, milioni di euro giornalmente che entrano in, diciamo, in gioco, e quindi voi comprendete quanto sia importante avere, diciamo, delle procedure, poter vivere e operare in un ambiente in cui la legalità è il punto di riferimento importante. Tra l'altro, in una terra, quella del sud, del meridione, il Salento, che spesso viene guardata dall'altra parte dell'Italia, diciamo con sospetto, perché qui è fisiologico che si annidi la mafia, il malaffare, il malcostume. Poi magari questo accade molto di più in altre zone. Allora, per questi aspetti noi dobbiamo dare un segnale forte, deciso, e solo voi, solo i giovani, solo la classe docente, solo i docenti possono sicuramente fare in modo che questo passaggio, questo cambio di rotta possa avvenire. Deve partire dalla scuola. Ecco perché, ripeto, noi, la nostra adesione non è un'adesione formale, è un'adesione ricercata, è un'adesione convinta, secondo me, secondo noi, assolutamente unica, per poter avviare dei processi di ammodernamento di una terra che evidentemente ha necessità di mettersi al passo con i tempi. Sono io quindi a ringraziarvi, a ringraziare la scuola, a ringraziare i docenti, i ragazzi, che sono convinto si impegneranno al massimo. Grazie.